Amici telespettatori, vi saluto cordialmente. E questa sera io partirò con amarezza ricordando l'operaio napoletano che si è suicidato bruciandosi, lasciando moglie e 6 figli, perché disoccupato. Ecco allora che si impone di richiamare l'attenzione sulle parole essenziali del Pater Nostro, la preghiera che ha insegnato Gesù. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. In questa frase sta l'essenza, sta il cuore della dottrina sociale della Chiesa. Naturalmente, quando noi parliamo di pane quotidiano, non è che noi possiamo prendere un pezzo di pane e consegnarlo materialmente a ognuno, perché questo praticamente non è possibile in una visione universale di diritto sociale che riguarda la collettività di tutti gli stati, di tutte le organizzazioni vero sociali. E naturalmente, arrivato a questo punto, noi dobbiamo fare una riflessione. Noi, per dare a ognuno il pane quotidiano, gli dobbiamo dare il denaro per comprarlo, perché altrimenti la dottrina sociale della Chiesa rimane relegata nel mondo delle grandi utopie, come fino ad oggi è. Ancora oggi, quando si parla di dottrina sociale della Chiesa, si parla di un'affermazione teorica fatta razionalmente, scientificamente, come volete, però il cuore è quello di garantire ad ognuno il denaro per comprare il pane. E perché metto il dito su questo argomento? Perché l'analisi statistica, perché io sono un freddo ragionatore quando parlo di questi argomenti, ha dimostrato che quello che manca non è il pane, non sono i prodotti alimentari, ma il denaro per comprarlo. 50 milioni di uomini muoiono di fame ogni anno, pur se si distruggono gli eccessi di produzione di beni, di generi alimentari. I surplus agricoli vanno distrutti perché non c'è nessuno che li compra, anche se c'è gente che muore di fame. E allora, quando noi recitiamo il Pater Noster, noi dobbiamo cominciare a capire che quando si recita il Pater Noster non è che si recita una filastrocca, perché quando parla Cristo e dice dacci il nostro pane quotidiano, che vuol dire la parola nostro? La parola nostra vuol dire avere non solo il pane ma anche il diritto di pretenderlo, cioè la proprietà del pane, il principio del tutti i proprietari, che fu valorizzato da Leone XIII nella Rerum Novarum, è il cuore del diritto sociale, della dottrina sociale della Chiesa, che distingue la dottrina sociale della Chiesa dalle altre linee di pseudo diritto sociale, perché per esempio negli stati socialisti, in cui ha dominato il nichilismo giuridico la scuola di Careva e degli allievi di Careva, hanno detto il diritto non serve, serve il pane. Il diritto è una sovrastruttura inventata dalla borghesia per ragioni di conservazione, e hanno levato di mezzo lo strumento del diritto, hanno fabbricato pane e l'hanno distribuito. Quando si nega il diritto, si nega il godimento giuridico e si riduce il godimento dei beni a godimento fisiologico, cioè come quello dell'animale. Io non posso dire che un cavallo è proprietario del foraggio che mangia, perché il proprietario del foraggio del cavallo è da dove bestiame. Ecco allora che noi, per dare ad ogni persona il diritto di pretendere, dobbiamo dargli la moneta, perché la moneta è, come abbiamo dimostrato, uno strumento di costo nullo. Abbiamo dimostrato che il valore è una dimensione del tempo, cioè una previsione, e la convenzione è una provisione del comportamento altrui come condizione del proprio. Basta che noi ci mettiamo d'accordo per dare a un simbolo
valore monetario perché quel pezzo di carta diventa moneta. Noi questo lo abbiamo sperimentato a Guardia Grele col Simec. Io ho preso dei pezzi di carta, l'ho stampati e siccome Guardia Grele è fatta di persone intelligenti in gran parte, è chiaro che dappertutto ci sono quelli più o meno intelligenti, più o meno, però la gente ha capito l'importanza di questo messaggio. Il CIMEC è stato oro fatto di carta. Perché? Perché basta la convenzione. Siccome ogni unità di misura e la moneta è misura del valore, è una convenzione e quindi è una fattispecie giuridica, la materia prima per fabbricare monete è la stessa che serve per fabbricare fattispecie giuridiche. Quindi simbolo, che è la forma del diritto, scritto, parola, comportamento, pubblicità, la luce dei semafori, anche la luce dei semafori è forma del diritto, puoi attraversare, non puoi attraversare, come la luce dei computer è forma dei simboli monetari. La moneta è fatta quindi, è fabbricata come una fattispecie. Questo significa che chi crea la moneta non è chi la emette, ma chi l'accetta. Prima, quando la moneta basava sulla riserva, la moneta era di proprietà della banca perché la banca aveva concepito la moneta come titolo di credito rappresentativo della riserva, come una fede di deposito. Allora poteva dire, siccome l'oro è mio, la riserva è mia, la moneta è mia. Abolita la riserva dal 15 agosto del 71, questo ragionamento non si può fare più. E allora quando l'onorevole Berlusconi ha detto noi dobbiamo ridurre le tasse eliminando gli sprechi, il maggiore spreco che noi paghiamo è il debito che non dovuto che abbiamo con la banca centrale. Per cui la banca centrale, abolita la riserva, ci impone uno spreco fiscale che pare la differenza tra costo tipografico e valore nominale della moneta, il che non è poco. Quindi questo significa che quel debito che noi abbiamo verso le banche centrali è un debito pari al costo tipografico. Devono essere pagate come delle tipografie perché la riserva non c'è più. E allora come pretendono questi di negare la proprietà popolare della moneta? Quando noi vediamo questi drammi come l'operaio che si è suicidato a Napoli ha lasciato moglie e sei figli, perché era disoccupato, la disperazione, gli mancava il pane quotidiano, ecco che noi avvertiamo tutto il mondo della Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica deve mettere il dito sulla piaga e deve pretendere l'attuazione della dottrina sociale della Chiesa. A pretendere l'attuazione della dottrina sociale della Chiesa significa eliminare il dominio dei grandi usurai che governano le banche centrali, perché le banche centrali hanno trasformato i popoli del mondo da proprietari in debitori del proprio denaro. Ecco allora che si ha il suicidio da insolvenza che è diventato una malattia sociale. L'operaio che si è suicidato a Napoli non è un episodio eclatanti, che ormai il suicidio e l'insolvenza non se ne accorge più nessuno, ci sono tanti suicidi di cui non si fa cenno, non si va in profondità. Io ricordo quando si passa all'autostrada sul pontile che sta sotto Pietrasecca per andare a Roma, quel pontile ci stanno 4 morti di cui ogni volta che io passo mi ricordo, la madre e 3 figli si sono suicidati per i debiti non dovuti. Ecco perché noi il giorno 13 a Guardia Grele abbiamo preparato un manifesto per la giustizia monetaria. La proprietà popolare della moneta è la giustizia monetaria. Fino ad oggi quando si è parlato di moneta se ne è parlato solo nel senso di sterco del demonio, come Massimo Fini ha fatto la ristampa di Massimo Fini, dice la moneta è il nulla, è sterco del demonio. Ora noi diciamo invece che la moneta è proprietà del portatore e ha valore indotto come il valore di un francobollo d'antiquariato che vale senza riserva. Ecco allora che una volta abolita la riserva le banche centrali devono essere trasformate in organizzazioni che si limitano solamente a stampare e a distribuire. Il compenso che è dovuto per questo servizio è esattamente quello che è dovuto a una tipografia.
Ora queste cose, siccome sono ovvie, è notorio, io le ho dette in tribunale, i magistrati hanno detto sì, lei ha ragione, però è stato sempre così. Come sarebbe a dire è stato sempre così? E qua questi signori vanno, io mi sono divertito a vedere quello che è successo negli aeroporti, dove hanno aperto le valigie, hanno rubato, una cosa che mi ha indignato, certamente tutti quanti siamo rimasti nauseati dalla scena. Ma qui abbiamo la grande truppa, mo ci vuole, questa è la pagliuzza, è un furto, ma è la pagliuzza, la trave dobbiamo vedere, la trave è un valore pari alla differenza tra costo tipografico e valore nominale della moneta, di cui noi oggi siamo indebitati, e per questo debito noi paghiamo le tasse. L'imposizione fiscale è diventata insopportabile, addirittura si usa la contravvenzione alle automobili per fare prelievi fiscali, perché l'entità non è commisurata alla gravità dell'inflazione. Te metti un cellulare all'orecchio, pare che hai ammazzato una persona, che hai fatto chissà che delitto, e questi che si sono mangiati miliardi di miliardi dal 1910 in Italia, da quando è stata fondata la Banca Centrale, a oggi, questi hanno rubato per rubare, chiaramente, ecco perché a un certo punto noi dobbiamo dire basta. Noi vogliamo la giustizia monetaria, ogni popolo va dichiarato proprietario della sua moneta. Ecco allora che dice, ma Auridi è un fissato, sì, noi dobbiamo tornare. Io ricordo la grande battuta di Cicerone, Cartago delenda est, Cartago delenda est, Cartago, io ripeto, Cartago delenda est, sì, dobbiamo fare la proprietà popolare della moneta, perché? Perché tutti i problemi, la gran parte dei problemi sono legati a quella premessa. Per esempio, quando manca il denaro dentro casa, la madre deve andare a lavorare, e quando la madre va a lavorare i figli sono abbandonati a loro stessi, il figlio corre il rischio di prendere contatto con la droga. I bambini drogati sono causati dal fatto che le madri non hanno il tempo per dedicare ai bambini. Ancora, i vecchi che sono abbandonati, perché? Perché i figli sono costretti a correre per andare a lavorare, per guadagnare la moneta debito, senza la quale non riescono a sopravvivere. Allora ecco che trasformare la moneta da moneta debito in moneta proprietà è fondamentale. Così il suicidio da insolvenza è la stessa cosa. Noi dobbiamo dare a ognuno il pane quotidiano, e dare il pane quotidiano significa dare a ogni cittadino il denaro per comprarlo. Ecco perché noi abbiamo detto che la proprietà popolare della moneta si attua con il reddito di cittadinanza dato a ogni cittadino, e dare a ogni cittadino un codice dei redditi sociali che diventa come un conto corrente. Uno ha alla banca, alla posta, il conto corrente. Conto corrente sul quale chi stampa il denaro, chiunque sia, deve accreditare quello che gli spetta. Ecco perché noi abbiamo fatto il convegno di Guardia Grele il giorno 13. Il giorno 13 non è che è una giornata così. Il manifesto che vuol dire? È una proposta nuova. Prima di tutto, ma non si è mai parlato nella storia del mondo di giustizia monetaria e di proprietà popolare della moneta. Noi oggi affermiamo questo principio, che è l'inizio per aprire una nuova trattativa a livello internazionale. Dopo gli accordi di Bretton Woods, che si sono basati sul monopolio della sovranità monetaria da parte del dollaro, il dollaro si è sostituito all'oro. Ormai pure i cretini lo capiscono, che chi comanda nel mondo è il dollaro, che si è sostituito all'oro. Allora noi che dobbiamo dire? Chiunque sia, la banca o lo Stato che emette la moneta va dichiarata proprietà del portatore. Su questo principio si apre il dialogo. Poi la possiamo chiamare dollaro, sterlina, marco, lira, euro, come si vuole, però deve avere la caratteristica fondamentale di essere proprietà del portatore senza riserva, perché la riserva non serve, e la fine degli accordi di Bretton Woods ne è stata la prova. Se fosse vera la necessità della riserva, allora il dollaro dovrebbe valere zero lire, perché dal 15 agosto del 71 la riserva è stata abolita, mentre non solo non è caduto il valore del dollaro,
ma addirittura il dollaro si è sostituito all'oro come moneta base del sistema monetario mondiale. Quindi la riserva non serve, basta l'accordo per creare valore monetario, basta volerlo. Se noi ci mettiamo d'accordo che un pezzo di carta abbia il valore dell'oro, il pezzo di carta ha il potere d'acquisto. Ecco allora che noi proponiamo la proprietà popolare della moneta senza riserva, questo è molto importante, con i prelievi fiscali fatti all'origine. I prelievi fiscali vanno fatti al momento in cui si stampa la moneta, noi lo vogliamo pagare le tasse, ma in modo intelligente. Allora invece di stare a scocciare i contribuenti che devono fare le dichiarazioni, le denunce dei redditi, gli scontrini, le fatture, le marche di contro, quello che tutte le bollette di accompagnamento, tutte queste frescacce devono essere abolite perché vuol dire milioni di ore di lavoro stupidamente creati per l'interesse dei quattro usurai che stanno alle banche centrali. Allora noi diciamo, stampata la moneta, lo Stato si deve trattenere quello che gli serve per scopi di pubblica utilità. Poi quello che giustamente va dato a ogni cittadino per attuare la garanzia della continuità vitale della persona umana. Quindi noi vediamo che non a caso la rivoluzione della Vandea si è avuta prima di tutto per ragioni fiscali, perché la rivoluzione è nata 3 anni dopo che erano stati messi in circolazione gli assegnati. Gli assegnati sono stati messi in circolazione dalla Banca di Francia prestando, così come aveva fatto la Banca d'Inghilterra, così come dopo hanno fatto tutte le banche centrali del mondo. Ora deve essere chiaro che tutti possono prestare denaro, tranne chi lo emette. Emettere moneta prestandola vuol dire il signoraggio della grande usura e questo distingue il Deuteronomio, il paragrafo 15 dal Paternoster, dall'insegnamento della religione cattolica. Il catechismo della religione cattolica, l'insegnamento del Paternoster, rimetti i debiti, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Il paragrafo 15 del Deuteronomio dice: sarete benedetti da Dio quando sarete creditori di tutti i popoli del mondo e debitori di nessuno, presterete a tutti i popoli del mondo, non prenderete in prestito a nessuno, signoreggerete su tutti i popoli del mondo, non sarete signoreggiati da nessuno. La parola signoraggio nasce al paragrafo 15 del Deuteronomio, lì si trova per la prima volta la parola signoraggio, per quanto mi risulta. Naturalmente che significa questo? Che il signoraggio vuol dire emettere la moneta prestandola, perché quando dice il paragrafo 15 sarete benedetti da Dio quando presterete a tutti i popoli del mondo, prestare a tutti i popoli del mondo vuol dire avere un sacco di soldi, perché come fai a prestare quello che non hai? C'è un solo modo per prestare quello che non si ha, quando l'oggetto del prestito è creato non da chi dà in prestito, ma da chi accetta in prestito. Ecco la truffa del paragrafo 15 del Deuteronomio. La parola Dio lì significa Satana, e che la parola Dio nel Vecchio Testamento abbia due significati, a volte significa Dio, a volte significa Satana, lo dice Cristo, quando Cristo dice non si può servire a due padroni. Chi è padrone? Padrone è Dio. Allora c'è Dio vero e Dio falso. E perché Satana fa peccato di superbia? Perché pretende di essere chiamato Dio. E questo concetto è fondamentale per cominciare a interpretare alcuni passi che riguardano la grande usura, il signoraggio. Il signoraggio è incompatibile con la religione cattolica. Noi dobbiamo capire che la proprietà popolare della moneta significa attuare la dottrina sociale della Chiesa. Perché io posso dare il pane ad ogni persona se do a ogni persona la sua moneta. Ed è sua la moneta perché la moneta nasce per convenzione. L'unico costo è quello del simbolo, pezzo di carta inchiostro o la luce del computer, quindi simboli di costo nullo. Lo scarabeo d'argilla degli egiziani, noi abbiamo tanti simboli di costo nullo che hanno espresso per convenzione il valore monetario. Quindi noi che cosa dobbiamo capire? Che una volta che il valore è una previsione, c'è cioè una dimensione del tempo
il coltello a valore perché prevedo di tagliare, la moneta a valore perché prevedo di comprare. Allora, dando al cittadino la sua moneta, gli diamo il diritto di proprietà sul pezzo di pane che compra. Allora, nostro pane significa che lui ha il pane per diritto di pretendere e non per elemosina, cioè rispettiamo la sua dignità giuridica secondo il grande insegnamento del diritto romano. Nel diritto romano, quando si parla di proprietà, la proprietà è non solo avere un bene, ma anche il diritto di pretenderlo. Quindi significa avere due beni, perché l'oggetto della proprietà soddisfa il bisogno in senso specifico, tecnico, economico. Se è proprietario di una penna, l'utilità è scrivere. Se è proprietario di un bicchiere, l'utilità è poter bere. Quindi l'utilità riguarda in questo caso l'oggetto in senso tecnico-economico. Ma quando io dico la proprietà della penna o del bicchiere, io ho anche il diritto di pretendere. Allora soddisfa il diritto, il bisogno della certezza del diritto, il bisogno della dignità giuridica che non ha il cavallo. Il cavallo quando mangia il foraggio, non è che è proprietario del foraggio che mangia, ma è proprietario del foraggio, del cavallo e dell'allevatore di bestiame. Noi abbiamo visto che le società degli uomini oggi sono organizzate come allevamento di bestiame umano, perché non si dà all'uomo la proprietà della moneta, ma il debito della moneta. E allora si trova l'uomo in una condizione peggiore di quella della bestia, che la bestia non ha la proprietà, ma nemmeno il debito. Quando noi abbiamo la moneta debito non si può pagare il debito con un altro debito. Quindi quando io vado a pagare un debito di denaro con altro denaro, è come se pagassi un debito con un altro debito. A lungo andare devo pagare col prodotto del mio lavoro e con il mio capitale. Ecco perché oggi abbiamo che il falso in bilancio è diventato un fenomeno endemico al sistema. Che significa questo? Io vi segnalo la prima pagina del Tempo del 27 luglio scorso. La prima pagina riporta un articolo in cui si dice che il falso in bilancio è un fenomeno connaturato e indotto nel sistema. Questo sistema è fatto in modo tale che non può fare a meno di falsificare i bilanci. Perché? Non dice perché, ma noi l'abbiamo detto perché. Perché quando tu dici che la moneta è debito, lire 100.000 pagabile a vista al portatore, una cambiale, è riportata al debito del bilancio della banca centrale. Quando è debito, è chiaro che io per far quadrare il bilancio devo ignorare questo debito, perché altrimenti noi ci troveremo nella necessità di un fallimento ogni giorno. Ogni 5 minuti le aziende potrebbero fallire. Se la banca centrale dice ridammi i soldi, e te lo dice col fisco e con gli interessi bancari. Ecco la ragione per cui Enron, il grande complesso economico americano, è in crisi. Perché? Perché siccome non si è fatta la distinzione tra debito e oggetto del debito, perché la moneta è concepita come debito, come dire, non si è fatta la distinzione tra il debito e il mezzo per pagarlo, che è la proprietà della moneta, questa situazione nei bilanci viene del tutto ignorata. Perché è ignorata che la moneta ha valore indotto. Col valore indotto noi abbiamo scoperto che tutti i bilanci sono necessariamente falsificati. Ecco perché su questo articolo prezioso, io ve lo segnalo, articolo proprio sulla necessità, l'inevitabilità di falsificare il bilancio. Perché poi sì, ci sono quelli che dicono la moneta è il nulla, ma la moneta del nulla riguarda i monetaristi che fanno parte dei salotti letterari, perché i salottieri se ne fregano del nulla, dell'affermazione. Ma quando noi vediamo che quelli che costruiscono i bilanci... Pronto? Professore, buonasera. Dimmi. Allora, niente, due domande sempre per capire meglio la sua idea, che è molto profonda e composita e quindi necessita di sempre di ulteriori chiarimenti. Per quello che riguarda il valore del SIMEC, sì. Ora, mentre lei ci ha detto che nelle volte passate edizioni, grazie, che il valore della moneta viene data, una volta veniva data dall'oro,
quindi come punto di riferimento ci avevano le riserve d'oro che attribuivano il valore alla moneta. Oggi invece si fa riferimento, mi sembra, al dollaro. Ringrazio della domanda. Ecco, e quindi il CIMEC a cosa fa riferimento? Grazie. E poi un'altra cosa le volevo chiedere, la banca che emette il CIMEC, se ha un ente che tutela il consumatore, ovvero il chi usufruisce di questo denaro emesso dalla banca. Le faccio l'ipotesi, se la banca fallisce o se la banca ha un crack, ci sono stati casi precedenti come il Banco Ambrosiano, alcune banche sono fallite, ora c'è un ente che tutela i cittadini che usufruiscono di questa particolare, tra virgolette, banca? Grazie. Niente, a lei. Allora, sul primo punto, ecco, sul primo punto voglio rispondere, il CIMEC è l'unica moneta dove sopra c'è scritta la verità, perché c'è simbolo econometrico di valore indotto, proprietà del portatore, quindi è l'unico simbolo dove è detto che chi porta la moneta, porta questa moneta in quanto partecipa di una accettazione collegiale che per convenzione crea questo valore indotto. Cioè noi abbiamo dimostrato che per il principio della circolarità delle scienze, che quando in una categoria scientifica non si riesce a trovare la soluzione, bisogna ricorrere a un'altra categoria scientifica. E noi abbiamo preso spunto dall'indotto fisico della dinamo per dimostrare l'indotto giuridico della moneta. La moneta è diritto che vive, cioè è un fenomeno di sociologia giuridica, non solo di diritto, ma anche di sociologia giuridica. Per chiarire questo concetto porto un esempio. Contratto di compravendita è fattispecie giuridica. Compratore e venditore legati dal contratto è fattispecie di sociologia giuridica. È solo in questa seconda fattispecie che nasce il valore della moneta, perché il valore è attività previsionale, è previsione, quindi è tempo, e il tempo senza vita non è concepibile. Spazio senza vita sì, ma tempo senza vita non è concepibile. Quindi la prova è che non esiste ricchezza in un mondo di morti. Quindi noi dobbiamo capire che la moneta è diritto che vive, cioè un fenomeno di sociologia giuridica. E siccome sul CIMEC che è detta la verità, si capisce la differenza che c'è tra il dollaro e il CIMEC, o qualunque altra moneta e il CIMEC. Qualunque altra moneta nasce di proprietà della banca centrale, e cioè di chi dà in prestito, cioè del creditore banca. La moneta CIMEC nasce di proprietà di chi accetta. Ecco il punto, che lì la proprietà è della banca, qui è del cittadino, è del portatore la proprietà. Questo significa che siccome il CIMEC è una fattispecie diversa da qualunque moneta corrente, è lecita, perché essendo ignorata da tutti gli ordinamenti non può essere neanche vietata, tant'è vero che noi l'abbiamo fatto presente in sede di Cassazione, in sede di contenzioso davanti ai tribunali, e stiamo a vedere che cosa succede, perché noi diciamo la verità. Adesso andiamo avanti, l'altro punto, e la ringrazio della sua domanda, perché la sua domanda è molto acuta. Lei ha detto come si fa a controllare la legittimità della gestione di una banca di emissione del CIMEC? Allora, preciso subito che l'emissione del CIMEC non è fatta da una banca, e noi parliamo del borsino CIMEC e del fondo di convertibilità, in cui chi partecipa di questo fondo non è azionista come la banca centrale. La banca centrale è una società per azioni, la proprietà del capitale è di un fantasma giuridico, e quindi la proprietà è di chi controlla questo fantasma, che è chi controlla il pacchetto di maggioranza dei titoli azionari, che non è la maggioranza degli azionisti, può essere pure uno solo che ha la maggioranza. Questo vuol dire che la proprietà è tolta all'uomo e data a un fantasma giuridico. Questa è la banca centrale, non esiste
una banca che non sia una SPA, cioè un fantasma giuridico che è cosiddetta società anonima. Che cosa avviene invece con il SIMEC? Noi abbiamo progettato, e invito a leggere sul mio libro che è uscito recentissimamente, oggi è andato a ritirare le prime copie, che è stato pubblicato, che è Il paese dell'utopia, la risposta alle 5 domande di Ezra Pound. Noi abbiamo risposto alle 5 domande di Ezra Pound, naturalmente non le posso analizzare tutte perché comunque invito a comprare il libro che costa 6 euro, quindi una cifra molto modesta perché ci siamo attenuti proprio agli stretti limiti consentiti, poco più del costo, insomma. Naturalmente di fronte a questa situazione noi adesso... Pronto? Ecco. Pronto? Pronto? Comunque, quello che mi fa piacere è che la gente ha cominciato a capire che quando noi paghiamo le tasse, paghiamo per gran parte un debito non dovuto. Io ho dato la prova dell'elemento materiale del reato, perché quando io parlo con cognizione di causa, e io ho detto all'atto di remissione la Banca d'Italia emette prestando, questo vuol dire che si appropria, perché prestare denaro è una qualità del proprietario. Allora, primo, si appropria dei soldi il cui valore è creato dai cittadini e non dalla banca, come dimostra l'esempio dell'isola deserta, che se metti Fazio a stampare moneta nell'isola deserta non nasce proprio perché manca la gente, quindi che valore non è Fazio, è la gente. Allora tu la devi dare alla gente, non che gliela presti, se no l'espropri e l'indebiti e carichi il costo del denaro del 200%. Secondo punto, col 200% dico è usura. Quindi, primo, falso in bilancio, truffa e usura, perché qua le vie di mezzo non ce ne stanno. E allora, quando io ho dimostrato queste cose in modo così clamoroso, io non ho bisogno di fare la rivoluzione del sangue come ha fatto Lavandea. Lavandea è stato un orrido storico, un eccidio, un dramma. No, a noi ci piace rifare le rivoluzioni a tavolino. Le rivoluzioni di piazza non ci piacciono, che la violenza non fa giustizia, non perché io ti do un pugno di più o una mazzata di più in testa, ho ragione perché ti ho dato più mazzate e più cazzotti, no, io ho ragione per argomenti, noi parliamo per argomenti. Quando il fatto è notorio non ha bisogno di essere provato, perché tutti sappiamo che la banca centrale quando emette non è che stampa e regala, stampa e addebita, cioè presta. E allora? Quando io ti ho dimostrato questo, e ti ho dimostrato che questa è truffa, e questa è usura, questa è associazione a delinquere, questo è falso in bilancio, questo è istigazione al suicidio, perché quando voi mi caricate all'origine il costo del denaro è del 200%, la puntualità dei pagamenti è impossibile. E allora quando uno non può pagare non è perché è uno stupido, non è perché è una persona disonesta. Quindi quando oggi il protestato c'ha il protesto cambiario, deve fare un quadro e se lo deve mettere a titolo di onore come si mette il diploma di laurea o come si mette un titolo accademico, una laurea. No, io sono anche protestato, per me è un onore, perché il fatto di essere protestato vuol dire dare la prova che tu non fai parte della cricca degli usurai che stanno al vertice. Oggi non c'è democrazia, c'è usurocrazia. Questa è la verità. Quando c'è usura, e lo insegna Ezra Pound, l'usura uccide il feto nel grembo della madre. Perché quando io non posso dare la certezza di una continuità vitale a mio figlio perché mi mancano i mezzi, perché l'usura uccide più dell'omicidio, perché uccide prima dell'uomo la sua dignità e lo mortifica al punto da indurlo al suicidio. Quando noi ci troviamo di fronte a questi delitti così clamorosi, come si fa a distrarre la gente con la problematica delle cose idiote, come potrebbero essere le vicende di cui abbiamo parlato, che fanno parte del pettegolezzo?
della vita dei popoli e non della storia dei popoli. Vedete, noi sentiamo oggi un sentimento di angoscia che prelude ai grandi cambiamenti. I grandi cambiamenti della storia si verificano anche per gesti apparentemente secondari, perché l'usura ormai domina il mondo. Ricordo ai telespettatori che il 16 aprile del 2001 io ho fatto la diffida come sindacato antiusura al governatore della Banca Centrale Europea Duisenberg e gli ho detto: tu non puoi emettere l'euro se non ci dici di che è la proprietà, perché la riserva non ce l'hai. Quindi non puoi dire la moneta è mia perché la riserva è mia, come hanno detto i vecchi banchieri. Questo che cosa vuol dire? Allora, che questo ha emesso la moneta in malafede, perché dopo la diffida lo sa, non è Fazio e Ciampi sono in un certo senso giustificabili perché hanno ereditato una situazione precedente. Duisenberg no, l'ha creata lui, ecco perché noi abbiamo rinfacciato al governatore l'adempimento del reato di truffa. Ecco perché noi ci troviamo oggi nella necessità di sollevare il grosso problema. Abbiamo diritto di sapere di chi è la proprietà dell'euro e nessuno ce lo vuole dire. E pretendono questi dell'autorità garante del mercato e della concorrenza di parlare di garanzia della concorrenza quando non mi dici di chi è la proprietà della moneta all'origine, quando manca la certezza del diritto per i crediti e i debiti di tutta la moneta in circolazione. Ecco allora che noi qua ci troviamo di fronte o a una idiozia molto pesante, perché questo ragionamento che ho fatto io lo capisce pure un bambino, oppure alla malafede. Allora si comincia a capire che il sistema è tutto legato ad una consorteria che fa parte dell'alta loggia delle banche centrali. Noi ci dobbiamo riprendere i soldi nostri. La vera democrazia vuol dire sovranità al popolo, il popolo sovrano, va bene. Però il popolo non deve avere solo la sovranità politica, ma anche quella monetaria, cioè la proprietà della moneta all'atto dell'emissione, in un sistema di democrazia integrale. Oggi chi comanda il mondo è chi ha in mano la moneta debito, perché proprietà ha espropriato e indebitato tutti i popoli del mondo. Questa truffa è cominciata con la Banca d'Inghilterra, parliamoci chiaro, è nel 1694 che cambia la storia. Noi abbiamo perso la guerra contro gli usurai. Quando Mussolini parlava della guerra del sangue contro l'oro, ci aveva ragione, solo che non aveva capito la parola oro, perché non era oro, era debito. Noi abbiamo perso la guerra contro la moneta debito, non contro l'oro, perché chi comandava era chi aveva in pugno il pezzo di carta o la sterlina o il dollaro, che aveva realizzato l'esproprio di tutti i popoli del mondo. A questo punto un'altra precisazione. Noi dobbiamo capire, quando parliamo del dollaro, non parliamo del popolo americano, quando parliamo della sterlina non parliamo del popolo inglese. Noi parliamo della Banca d'Inghilterra e della Federal Reserve Bank, che devono rimanere isolati, moralmente isolati. Il popolo americano e il popolo inglese sono vittime della grande usura, le prime vittime, perché stanno più vicine alla banca centrale. Con questa battuta uno deve capire che ogni popolo deve mettersi contro la prospettiva banca centrale, perché tutte le banche centrali sono collegate nell'alta massoneria bancaria che domina il mondo ed è una rete che tocca tutti i vertici delle banche centrali. Allora che dobbiamo dire? La proprietà tolta alle banche centrali è data al popolo, cioè rifacciamo la copia della moneta d'oro, solo che la facciamo di carta. Ecco il CIMEC. Il CIMEC è stato un esperimento scientifico. Proprietà del portatore senza riserva, come l'oro, ma non ha i difetti dell'oro, perché è di basso costo produttivo e non pone problemi di rarità esasperata come l'oro. Quindi noi siamo in grado oggi, con la nostra scuola monetaria che abbiamo fatto all'università, di programmare il progetto per una moneta mondiale.
Senza questa moneta mondiale, quello che è successo in Argentina può ripetersi in Europa. L'Europa oggi si trova esattamente nella stessa situazione di pericolo che c'era l'Argentina, sotto la spada di Damocle. La spada di Damocle c'è, non c'è dubbio che sta nelle mani di Duisenberg, il governatore della Banca Centrale Europea. C'ha nelle sue mani la spada di Damocle. Perché? Che noi ci siamo indebitati, come fessi, verso la Banca Centrale Europea per tutto l'euro che è stato emesso dalla Banca Centrale Europea. Allora io ho contestato questo diritto ufficialmente con una diffida che noi abbiamo notificato alla Banca Centrale Europea come sindacato antiusura. Io sono costretto a farlo come segretario di un sindacato antiusura perché queste cose le dovrebbero fare i capi di Stato, lo dovrebbero fare i ministri degli esteri, i ministri del tesoro, i presidenti del Consiglio, i quali se ne fottono perché sono tutti i camerieri dei banchieri, è chiaro? Ecco, allora arrivati a questo punto, vie di mezzo non ce ne sono, noi non possiamo lasciare i giovani, le nuove generazioni sotto il pericolo della spada di Damocle che può cascare da un momento all'altro sulle nostre teste. Noi ci abbiamo verso la Banca Centrale Europea un debito, senza corrispettivo, non dovuto, per un valore pari a tutto l'euro che è stato emesso. Allora Duisenberg seguita a fare la truffa monetaria che è cominciata con la Banca d'Inghilterra. Qui noi siamo dominati da un branco di truffatori e queste cose vanno gridate, oltre che alla televisione, vanno dette sempre in piazza, nei tribunali. Gli avvocati che difendono i propri clienti che hanno un debito lo scrivano sulla carta da bollo, che i crediti non sono esigibili perché manca la certezza del diritto, perché nessuna norma del trattato di Maastricht dice di chi è la proprietà dell'euro.